Metal Classic 2014, siamo con il vincitore di questa edizione, Cesare Pisoni. Allora Cesare, nonostante gli impegni che da martedì ti vedono alle Olimpiadi di Sochi, sei venuto a trovarci per l'ennesima volta e questo ci ha fatto molto piacere. E com'è andata oggi? È andata molto bene, purtroppo è stata annullata all'ultimo momento una gara di Coppa Europa a Coller dove dovevo essere presente. Di conseguenza avevo i miei ragazzi che sapevo dovevano venire qua, quindi è stato un piacere venire con loro e gareggiare con loro, quindi è stata una bella esperienza. Ok, oggi diciamo che è stato un po' monopolizzato dalla vostra squadra, la Buzz Pizzola, ed è stato anche un dominio dell'attrezzatura diciamo più performante che attualmente viene nel mondo dello snowboard alpinismo, scietti e tavola. Ecco, questa cosa che evoluzione sta portando nel mondo dello snowboard? Ma sai, alla fine è il modo più semplice per salire, meno faticoso, utilizzando anche gli scarponi, quasi tutti ormai usiamo gli Alien, riusciamo a muoverci con lo snowboard in discesa come se avessimo soft, poi c'è chi li chiude, c'è chi li lascia aperti, però c'è stata parecchia evoluzione, qualcuno adesso li sta iniziando a produrre, Sergio Vannoncini usa quelli prodotti da Max Sacchi e penso che sia la normale evoluzione che succede in tutti gli sport. Ecco, questo quindi ci fa piacere, io sono 12 anni che vengo qui a Vetan, dalla prima edizione in cui eravamo tutti racchetti a snowboard, abbiamo visto una notevole evoluzione sia nelle prestazioni che nei materiali, quindi vuol dire che questo sport sta facendo un po' da traino a tutto il mondo dello snowboard anche. Ma indubbiamente, sai, è uno sport estremamente sostenibile, si fa senza impianti, si va dove si vuole, certo serve il rispetto alla montagna, quindi bisogna essere preparati, l'ideale è fare dei corsi per sapersi muovere in montagna, però penso che rappresenti proprio l'essenza dello snowboard, in quanto sei tu, la neve fresca e l'opportunità di... Lo snowboard alla fine è nato in neve fresca, è lì che riesce ad avere la sua massima espressione. Ok, allora niente, adesso volerai a Sochi per le Olimpiadi e poi ti rivedremo però per l'ultima tappa di Lizzola che organizzate la finale di Coppa Italia che chiuderà poi questa stagione, ad aprire questa stagione di snowboard alpinismo. Sì, martedì partiamo, e è un'Olimpiade molto importante, per la prima volta riusciamo a presentarci come favoriti in alcune specialità, è stata fatta una scelta magari anche difficile, però del resto in questi ultimi 3 anni abbiamo ottenuto il record di podi in assoluto da quando esiste lo snowboard in Italia nelle specialità dello snowboard cross e del parallelo, quindi speriamo di riuscire a capitalizzare anche con delle medaglie olimpiche tutto lo sforzo che abbiamo messo in questi 3 anni. E dove, come allenatore, vai bene anche nello snowboard alpinismo perché i tuoi ragazzi oggi ti hanno dato filo da torcere e avete monopolizzato per la prima volta il podio del Vetan Classic. Ma sì, è giusto che adesso ci siano i giovani che vadano avanti. Io già l'anno scorso ho deciso di smettere, quest'anno è capitato casualmente che sono riuscito a venire. Ho vinto perché vado in discesa soprattutto. I ragazzi giovani hanno 20 anni meno di me e meno di te, di conseguenza è giusto che siano loro a portare avanti questo sport. Va bene, che fa piacere a tutti e due perché abbiamo diciamo visto crescere e contribuito ad alimentare questo bellissimo sport. Grazie a te.